sto vedendo invece nella. Questo, ma Scusate, che non sono schifo, ammalato, Marco, ma per ovviamente. favore. Oggi ho delle avventure da raccontare. Io invece, Marco, oggi ho fame, quindi vado a mangiare. Buon appe, buon appe. Grazie, buon Buon appe. appe, buon Cioè, appe. io appe, te no, Tu, hai già io che ho mangiato. Io, a fatto? posto, Fatto io. ciao. Ciao, ciao, buonasera. Amici, amici carissimi. Sound Siamo finalmente. muted. Non ho fatto la storia, però. Aspettate, c'è la storia di rito. Devo fare la storia di Rita. Ciao, ciao, bellissimi. Io vi bacio in bocca con un casino di lingua, va bene? No, non si può in realtà. Una bella. Bel saluto da lontano. Allora, aspettate un attimo, che faccio una storia assolutamente rapida per dire che sono in live. Un attimino. Sono in live! E andiamo avanti, insomma, con la nostra programmazione giornaliera, no? Ormai c'è stato Moro, ha fatto Metal Gear, adesso ci sono io, vi tengo compagnia un pochino, poi stasera abbiamo FIFA, il nostro campionato che va avanti, non si ferma. Marco, ho comprato Dragon Quest per Switch a 45 euro. Sì, c'è una bella offerta su Amazon, l'ho trovata a 44-45 euro su Amazon. Allora, fatemi mettere l'hashtag Marchedì, almeno, ok, la rapidità, però. Bisogna anche dare in pasto ai leoni ciò che è di Cesare, come diceva Rita dalla Chiesa. Allora, qui, eccoci qui. E mettiamo il link. Adesso arrivo, amici, datemi un attimo. Poi vi racconto perché sono uscito. Qualcuno dice: no, bisogna stare a casa. Sono andato a fare la spesa io. Anzi, avevo bisogno del pollo. Ho detto: vado, ci metto un attimo, no? Tutto nella norma. C'erano la gente che aspettava un metro di distanza, tutti belli larghi, per carità. Ma io ci ho messo un'ora per entrare nel negozio per prendere il mio pollo. Volevo fare il pollo con praticamente una teriyaki. L'ho fatta da me, l'ho fatta io, buonissimo, è venuto tra l'altro, se posso permettere. E niente, sono andato, ma poi una volta dentro, anche se facevano entrare a gruppi, quei gruppi che entravano, facevano la gara. Prendo questo, no, l'acqua, la bottiglia, cioè non è che hanno capito che non è che c'è la fame, c'è il coronavirus, bisogna stare attenti. Sì che gioco Skurkin, sì! Aspetta! E praticamente c'erano quelli dentro che correvano per prendere l'acqua. C'erano i ve due vecchini. C'era anche una vecchina che, tra l'altro, stava urinando addosso, poverina, e non riusciva a prendere le bottiglie, non riusciva a fare le cose perché c'era la calca che la massa. Quindi, anche se ci hanno diviso, tutto fatto a modo, eccetera, hanno poverini. Gli anziani venivano comunque travolti da quelli che entravano. Una scena molto triste. Però c'erano i vecchietti fuori dal cantiere. C'erano i vecchietti fuori dal cantiere con le mascherine. No, Pandoro. C'è una cosa che odio quando uno sta parlando e dicono: ma non giochi? Ma quando parti? Non giochi? Non giochi? Fuori! E quindi, questo è il fatto, amici. Volevo raccontarvi questo piccolo fatto. Quindi, se dovete fare la spesa, io vi consiglio di aspettare un attimino, perché secondo me tanti si sono fatti prendere dal panico e sono. Purtroppo la bottiglia di plastica, perché quell'altra ve l'ho detto che devo. Boh, non so come mai si ossida, si fa. C'erano i vecchietti fuori dal cantiere con le mascherine. Cioè, è incredibile. È incredibile. Grazie all'oste di gatto, tra l'altro. È incredibile che, nonostante, anzi, loro che sono quelli più. Sono quelli che devono stare attenti, i signori anziani. Erano lì fuori dai cantieri con le mascherine. Ma stai a casa, compà. Stai a casa, non stare lì fuori che rischi tra di voi anche. Con le mascherine, per carità, quelle che non serve a niente, però. Comunque, niente, amici. Ho preso anche l'acqua, ma. Che dobbiamo fare? Sono doveri quelli, ma non so. Mi è venuto anche un po' di tossina perché. Continuo a schiarirmi la voce e a furia di farlo mi sto rovinando tutta la gola. Infatti, quando tossisco, non tossisco perché ho la tosse, tossisco ormai perché. Boh. Con vizio. Comunque, amici, questo è stato. Potevi dirglielo dicendogli ehi fra? No. Ok. Io sono andato alle poste alle 8 di mattina ed erano comunque piene di vecchietti. Sì, ma quello è. Ma va bene, io li adoro, i signori anziani. Sono un patrimonio per la nostra nazione. Però, a modo, non è che. Cioè, è pericoloso. State attenti, che io. Cioè, sono loro quelli che. Sono stanno attenti loro che.
Perché è vero, poi la gente non deve uscire, non, chiaro, soprattutto noi giovani non dobbiamo uscire, perché metti che ce l'abbiamo e a noi ci passa tranquillamente, metti che a loro no, noi ce ne dobbiamo stare a casa. Però se loro vanno al cantiere, in mezzo alla polvere, tutta la sporcizia tra di loro si fanno, non è caso secondo me. Ciao, ciao a tutti bellissimi, siete veramente belli, vi adoro, vi tocco un po' anche sempre in maniera... Cosa succede? Ah, vabbè. Niente, amici. Ciao, ciao, belli. Spero di riuscire a parlare in maniera decente, che se no mi prende il ranteghino ed è la fine. Vi vorrei far vedere... Allora, visto che comunque... Adesso io ve lo faccio vedere lo stesso, perché... Il Fantacalcio questa giornata comunque c'è stato. Vi faccio vedere quanti schiaffi ho preso, visto che quella è prassi. No, non mi tocchi al massimo un metro di distanza. Esatto, esattamente, quello che ho detto. Com'è stare chiusi in casa? Io sono mega fortunato e sto all'estero in sto periodo, ma vedo che in Italia è un casino. Ma io sono a posto. Mi hanno detto di stare a casa, sto a casa, io semplicemente. Qual era la partita? Era questa. Questa qui è stata la mia disfatta. Non si può guardare? Niente, non ve la posso far vedere, amici. Non c'è ancora la possibilità di guardare la... Di guardare. Niente, non vi posso far vedere la... La giornata del Fantacarlo perché non va. Non ci sono ancora le situazioni. Ciao, ciao bellissimi, ciao a tutti. Oggi partiamo in pompa magna. L'unica differenza tra prima e ora è che adesso non mi vergogno di stare a casa sempre. Ovviamente per tanti di noi è molto più semplice stare a casa. Ovviamente magari tanti la stanno soffrendo un po' di più. Tanti la stanno soffrendo un po' di più, però diciamo che adesso è così che bisogna fare, amici. Adesso è così che bisogna fare. C'è poco da dire, no, io esco lo stesso perché ho bisogno. No, stai a casa deficiente. Allora, a meno che non dovete uscire per fare la spesa o... Amici, no, non ho visto il film di Dragon Quest su Netflix. Adesso inizio. Questa è la classica domanda che mi fanno ogni martedì. No, non l'ho ancora visto. Lo vedrò, non adesso. Quando lo vedo ve lo dico su Instagram, giuro in giurello. Questa domanda dovrei mettere proprio il punto esclamativo. No, ancora non ho visto film. Perché ci sta a chiederlo perché è una novità. Però non l'ho ancora visto, amici. Non ne ho sentito parlare benissimo, neanche io. Però non mi interessa, io voglio vederla io, una cosa per giudicarla. Assolutamente. Allora, intanto apriamo Dragon Quest for Epic Loot. Sto parlando veramente un sacco. E dove è finito Esprit? Esprit? Oggi... Praticamente rotte alle palpebre in senso antiorario, ma solo per quelli pugliesi, solo per i ragazzi pugliesi. No, Vector, quella non la fa nessuno, fortunatamente di domanda, fanno pochissimi. Allora, andiamo di qua. Questo è il mio pad, perché c'è questa situazione, un po' di situazione. Che lavoro incredibile. Sì, lui è molto affezionato a... ai pugliesi e quindi gli vuole e fa questo lavoro per loro, solo per loro. Non vedete giustamente cosa... Aspettate un attimo. Allora, ho fatto dei piccoli cambi, forse fuori live l'avevo fatto. Non mi ricordo se avevo fatto in live o fuori live, perché io fuori live non faccio le cose principali, trama principale, però ho modificato qualche eroe. E vediamo un po'. Allora, vabbè. Il nostro personaggio ha due spade adesso. Gli abbiamo fatto due spade. Falcon più 3 ammazza zombie. Ah, Jade ha il tritone. E il tritone? Cosa dico? Il tritone. Il tridente e gli ho cambiato qualche mossa. Allora... Ciao, pinguino. Ciao, bellissimo. C'è Sheldon sempre qui che ci guarda. Un saluto a Sheldon. Quanto piangerò alla fine dei benvenuti. Silvian, gli ho preso questo affare, questa coda di drago, che in teoria non l'avevate ancora. Questo è palesemente il drago Sherron. No, questo è Polunga, ragazzi. Quello è Polunga, eh. Questo qua è Polunga 1-1. Questo è Polunga. È un tridente, si chiama tridente, però c'ha due punte, amici, non so. Non saprei. È un po' lunga, sì, è una corda un po' lunga, effettivamente, un po' sdilabbrata. Poi qua c'è il bastone di... Bastone del brivido che gliel'ho lasciato così. È un po' lunga.
Dovevamo andare, allora, attraverso la cattedrale di Alboria per raggiungere la prima selva e aprire la strada che conduce a Yggdrasil. Quindi dobbiamo andare verso di là. Continuiamo. Giusto? Sì. Scusatemi, ho mangiato, non ho fatto in tempo neanche a digerire, sono corso subito qui da voi. Appunto, ho fatto il pollo con una teriyaki fatta da me. Non è proprio la teriyaki precisa precisa, ma una teriyaki un po' rivisitata da me, col miele, la salsa di soia, insomma. Molto buono comunque, molto buono. Ovviamente se dovete mangiare, fatelo qui con me, ci facciamo compagnia. Nella 12 ore ci sarà anche gatto. Non ho visto cosa aveva scritto per TTT, se c'era o meno. Non ho visto nel gruppo, perché poi rispondono tutti insieme, quindi non mi ricordo chi ha detto di sì e chi ha detto di no. Dopo in caso glielo posso comunque chiedere. E comunque non so se c'ha da montare video, se c'ha da lavorare per i fatti suoi, insomma. Allora, vediamo un po'. Questo è nuovo, eh. Qui è nuovo, ragazzi. Tanto è un po' che non faccio una live da gatto. Poi magari ci organizziamo. Che ho avuto sempre da fare o una cosa o un'altra. Devo fare una missione secondaria, tra l'altro, che mi dà la possibilità. Avete presente quando attacco? Che mi la 12 ore è giovedì, ragazzi. Questo giovedì. Dalle 9 alle 9. Dalle 9 alle 21. C'è un oggetto che anziché rifullarmi 3 di vita, me ne dà 10. Una roba del genere. Devo sbloccarlo. Solo che non mi ricordo. Sono dei bimbi di 58 anni. Sì, un pochino sì. Non mi ricordo che missione secondaria è. Quindi la farò fuori live. Comunque, non ha senso farla adesso in live. In live dobbiamo andare avanti con la trama principale. Perché, come dicevo ieri durante Darwin Project, ho molta paura per questa serie. Perché ci sta piacendo. Mi sta piacendo a me. Ci stiamo divertendo tutti. Ma rischia di diventare forse un po' troppo lunga. E non so se solo il martedì basta più. Perché se continuiamo solo il martedì, 90 ore di gioco. Come facciamo, ragazzi? Non è cosa. Dovrò vedere un attimino come gestirla. Che belli, sti cosi, ma l'avevamo già visti. No, Mordhau non credo, Cimax. Ti dico già al 90% di no. L'abbiamo giocato ampiamente, poi non l'hanno più aggiornato. Quindi, per il momento, Mordhau non credo proprio ci sarà. Poi magari. Fai più live. Easy peasy. Dipende, amici. Non. Dipende. Dipende. Comunque verrebbero. Anche facendo più live, non lo so. Non è tanto quante live fai, perché dobbiamo comunque dividerci con gli altri. E non so se riusciamo così. Vediamo un po'. Facciamo un attacco. Questo sembra un Pokémon. Sembra Noivern un po'. È Noivern, però con la faccia. No cioè, da persona normale, da uomo. Perché c'è un signorotto ottantenne nel tuo party? È il nonno del nostro protagonista. Piccolo spoiler, però insomma, se stai guardando è perché non credo ti freghi molto del. Porterete di nuovo Sea of Thieves? Quello assolutamente sì, lo faremo durante la 12 ore. Avrà proprio il suo. Aaaaaah! Corri, corri! Avrà proprio il suo spazio, le sue orette dedicate, Sea of Thieves. Ma infatti noi, cioè, la 12 ore non poteva. Questo è bellissimo, ragazzi. Questo qui è bellissimo, dimmi che lo posso cavalcare. Io lo voglio cavalcare, questo qui. Ma è bellissimo! A me piace un sacco. Non poteva capitare. Allora. Rifaccio il concetto perché sennò mi sono fatto prendere qui. Non poteva capitare la 12 ore nel miglior periodo possibile. Perché? Perché siete tutti a casa, c'è questo brutto periodo, la gente ha voglia di svagarsi. E magari grazie a noi riesce a farlo, insomma. Quindi sono molto contento di farvi compagnia, di farci compagnia. Epsilon, nuova sub, grazie mille Epsilon. Molto gentile, bello. Facciamo un frustatom. No, ma al di là del lavoro, non parlavo per il lavoro, per un guadagno, che tanto noi facciamo. La 12 ore la facciamo sempre negli stessi periodi. È stata una coincidenza che è capitata in questo brutto periodo qui. Quindi non a noi, per carità, non ci stiamo marciando, né lo faremo mai. Anzi, assolutamente. Chi lo fa si vergogna, insomma.
diciamo che possiamo farvi compagnia e farci compagnia, no? Tanto siamo a casa, quindi insomma ci sta. Io sono molto contento di potervi fare compagnia una giornata intera, o comunque quasi. Ok. Esatto, ricordatevi di entrare su Discord, che ieri Morelli ha un po' risistemato le stanze, che lui, l'utilizzatore di Discord ufficiale, è lui, anche Liezer in realtà lo utilizza. Buon pomeriggio, Mark Bello, e chat una bella. Ciao, Little Red. Ciao, bello. La spada ammazza zombie l'hai comprata? La puoi trovare anche qui in uno scrigno. Me l'avevano detto, Crazy. Non so se l'avevi detto tu o qualcun altro, ma l'avevate detto che comprarla non valeva la pena, ma ormai l'avevo fatto. Il nostro solito amico Tronco. Secondo me là dietro c'è un oggetto. No, non ci credo che non c'è un oggetto. Hanno messo pure il mob davanti. Ma che storia. Ma sembra la foresta quella di Pokémon. Quella di... con l'obbrobrio lì di Pokémon. Come si chiama? Grimmsnarl lì, come si chiama? Ah no. E la tua prima run? Sì, è la mia prima run. Un bel fungo, ho trovato. Anche Monster Hunter un po', è vero, sì. Con una grafica diversa, ovviamente, però sì. Ricorda. Allora, amici, allora. Sto cercando di non perdermi cose, ma sicuramente qualcosina ci sfuggirà. Non voglio neanche far troppo lento, sennò ci mettiamo una vita. Il nostro amico Fritz. Mark, non dire che Grimmsnarl è brutto perché è meraviglioso. A me non piace, ragazzi. Non mi fa impazzire. Poi magari cambierò. Più lo guarderò più avanti, più magari cambio idea. Per adesso non mi piace. L'altro, amici, adesso. Ecco, un altro motivo per cui dobbiamo sbrigarci anche con Dragon Quest. Non che dobbiamo rushare, anche perché ci sta piacendo, quindi me lo voglio godere. Però mi piacerebbe fare delle live a tema, come facevo tempo fa. La live musicale, la live sulle serie TV, sugli anime. Con gli arg... Madonna santa. Con argomenti ben definiti. Colpo multiplo. Questo è l'attacco che gli ho dato, che è molto utile. Live un po' a tema, no? Nel senso che parliamo un po' di serie TV, di quello che ci pare a noi. E adesso non la posso fare, perché dobbiamo assolutamente dedicarci a Dragon Quest. Ok. La maledizione del colpo multiplo. Andiamo di qui. Però secondo me di qua c'è qualcosa. Dai, è possibile? Questa zona non mi dà loot? Per bene? Sotto a destra dell'albero c'è un oggetto della missione di Albore. Lo puoi comunque riprendere più avanti se adesso vuoi continuare la storia. Sotto alla... ma adesso... Rispetto a quando l'hai scritto tu il messaggio, adesso chissà dove sono andato a finire, credo. Immagino Ciscone, immagino. Amici, ovviamente se avete il Prime e volete supportarci, insomma, potete fare una sub gratuita. Per chi avesse il Prime non lo sta utilizzando con niente, insomma, se ci volete dare un supporto. Ciao Mark, seguo Voidthermos da ormai anni, ma solo su YouTube. Finalmente ho Prime, così vi... Ah, grazie Epsilon, ecco appunto, dicevo. Grazie mille Epsilon. Molto gentile per averci scelto. Questo qui lo voglio affrontare. Sono una ragazza comunque. Ah, scusami. L'ho letto dopo. Mark, farai il live Animal Crossing? Non dico il 20 perché c'è già gatto. Ma lo potremmo. In realtà lo possiamo fare anche il 20, Niccolò. Tanto gatto comunque farà la 12 ore, quindi avete tempo di guardare anche lui. Se lo facciamo noi è comunque una cosa diversa da gatto. Io voglio fare Amore Pericoloso, che c'è il balletto bellissimo. Quindi tranquillamente lo faremo anche noi il 20. Ti dirò, anzi. Colpo del drago. E l'ho fatto su di lui, però. Sarò pirla. Facciamo un colpo multiplo. Ciao, Ketamina. Ah, ok, Crazy, va bene. Fammelo provare.
Salenda via Soul 92. Beh, 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 beh. Ciao Nico, buondì. Devo fare il culetto, devo fare. Ma io sto perdendo un botto di vita. Ma io ne ho persa ulteriormente. Ok, caro Rob. Che è Rab sempre. Facciamo la cosa multipla. Buscia, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Luciano Sirna, che ha usato la sua sub, il suo Prime per noi. Grazie mille, caro. Grazie mille, davvero. Grazie per il supporto della Fiducia, che è ai minimi storici, come sapete. Allora. Not bad at all. Sono Pavarotti, certo. Mark, porterai Little Night... Little Nightmare forse intendevi? No, comunque, no. Non mi piace. Io ho guardato tutto il walkthrough e non mi è piaciuto per niente. No. Cazzin. Poraccio, tutto stanchino. Guarda Silvia, anche bello. Yourself out, darling. Certo. We all want to be bright-eyed and bushy-tailed for our big day. Come. Mi serve del puff puff. Sai come si sveglia tutto? Pem pem. Nella 12 ore c'era la possibilità di una visita del Mauro. Amici, noi abbiamo scritto nel gruppo. Dipende cosa. Tanto cosa c'ha da fare che a casa? Lo prendo a schiaffi. E così domani saliremo fino a Yggdrasil. Non posso fare a meno di sentirmi un po' ansiosa. Serena, why don't you play that song? You know, the one you always used to play when we were children. Vai, suonaci una canzone. Toss a coin to your witcher, you believe. Ma è una faccina perplessa l'arpa. È la faccina quella con la bocca tutta storta. Yggdrasil looks so magical at night. It's strange to think that each of our lives is a leaf on one of those. Oh, Clupen, no, non mi dite niente. Esatto, Ercole. Esatto, quella faccina lì. There's some kind of heart in there that all life comes from? Yes. When someone dies, their leaf withers and falls, and their soul returns to the heart. When someone is born, a new bud blooms on what. I suppose it won't be long now until we finally face. Ma quindi se io taglio tutte le foglie dell'albero muoiono tutti? My father will go back to how he once was. Oh. You play an instrument too, Veronica? Beh, Yggdrasil è di un sacco di cose, è delicatissimo. Huh? Fa parte della mitologia, quindi comunque è stato usato in tante opere di vario genere. It belonged to our ancestor, Serenica. She left it behind in Arboria, apparently. Well, I don't know about the rest of you. Teologia nordica, esatto. What do you say we all get some beauty sleep? Che bellino così. Ciao Pushy. Veronica. Della cucù cultura. We were born at the same time. So our leaves bloomed at the same time, didn't they? Che cosa triste. I don't know. You've always been a bit Silver Rock. Grazie. Ha regalato la samba a Tercole. Grazie Silver Rock. Perché non fai suoni però? Grazie mille Silver. Ciao Flower. But I hope they do.
Era diventata una bambola. Era diventata... Che momento tristino, però. Sono nate nello stesso momento, in teoria sì. Sono gemelle. Sorelle gemelle. Come le Olsen. Ma io voglio salvare, però, amici. Aspettate un attimo. Marco, ma la Falcon dove l'hai presa? L'ho presa aprendo una porta rossa. In un'isoletta. Vicino a... non mi ricordo l'isola. Se ne possono trovare due, puoi mettere anche la doppia Falcon. Falcon! Punch! Ok. Sono un po' in aipino per questo pezzo, eh. Speriamo sia bello. Amici, intanto io, come al solito, controllo che l'audio... Lasciamo la musica a 5, va. Ce la godiamo. Ciao Robby, Robby, anzi. Well, there. I am not wrong there. Ostia. Gemme dell'infinito. Ah sì, Crazy? Dopo guardiamo allora, se riesco. Magari su parte un boss, una boss fight incredibile, fulmini, saette. Ah, Sergio, è andato sotto la contessa. Ciao, Sergio. Buon gustaio. Paolo Isuaghetto. A bridge made of Bellissimo. rainbows. It's beautiful. Bellissimo. Il circuito arcobaleno di Mario Kart. Looks like it's finally time Avete for our pensato date with tutti. Destiny. Come on, we'd better not keep Yggdrasil waiting. Ma io voglio tornare indietro. Aspetta. Aspetta un attimo. Ebbene? E niente. Sì, immaginavo, Gino Paoli. C'ero anch'io in quel video. Vado giù? No, non posso? C'è un pozzo per tornare indietro. E poi come torno qua? Ciao Michele. Stai per fare le lezzine? Come sono le lezzine? Medicina eccelsa. Tranquillo, ti prendevo in giro. Ci puoi tornare più avanti. Ma poi mi dimentico. Crazy. Ma guardate che spettacolo! Guardate che spettacolo! Allora, aspetta però. Hai saltato un pozzo. Ma io ho paura che torni indietro. Cioè, magari è una cosa buona, eh? Sì, lo so che l'avevo saltato, ragazzi. Stavo andando un attimo. A sto punto proviamo. Dove cacchio è, però? È sopra. Immagino. Cieli. Ma scusa, se io... Ma sì, a sto punto torniamoci. Bellissime, Little. Bellissime.
Eccoci qua. Facciamo le cose per bene. Stai giocando col cane? Le vette fanno un rumore boia. No. Sono anche lontane dal... Poi ogni tanto sbatto io forte, eh. Ma io non sto giocando su Switch. Cioè, il cane intendevi il pad, no? Non, no, è il pad della 360. Ma non mi risulta facciano così casino, comunque. Via. Si sentono, poi, per carità. Ok, torniamo dove eravamo. Eccoci qui. Ciao, Alone. Alone, anzi. Che l'Alone non credo c'entri niente adesso. Invece stimolante. Che brutta parola. Vege stimolante. Se casco giù da qui è la fine per me. E per tutti quelli che mi seguono. Non per voi, seguono fisicamente. Ciao Pier. Attenzione. Ciao Pier. Autosalvataggio intanto, lì ci si potrà interagire? Ci si potrà interagire. Ah no, ha preso la cutscene del coso qui. Una spata. Un po' di allone c'è, bene, bene. Dopo mi metto a fare la cicletta. Questo è il cuore di Yggdrasil. È la source of all life. It's not exactly gonna be small now, is it? Quale dei tanti mango? Tanto scaricano dietro. Che dolor! Well, that's not very nice. I am so it should. I doubt the world tree would let any but the one. Posso fare solo io, sicuramente. Mi sono spoilerato questa parte da Moro. After all, only he can. Probabilmente solo. Cioè, sicuramente lo possiamo fare solo noi che siamo il lucente. Spada della luce. Sword of light. It's time to reach and only you can do it. Non fare gesti, non fare gesti. Non lo so, Little. Non l'ho giocato. Attenzione! Che dolor! Ah, è tornato, coso. Non era quello che c'era... Gondolia? Iago. Find you. Did you witness them? Cavaliere sacro è diventato. Such boorish behavior hardly befits one of your station. Chiara Zengan, particolare. Iago Falke, sì. Bello, vado a mangiare? Hai visto, Agus? Can't move.
tremble before me. Come, Luminary. All of you, on your feet. Cacchio. Questo ci spacca la faccia, eh? Vediamo un po'. Facciamo un paio di pendenti power. Non li facciamo, allora. Ebbene. Mi sono perso qualcosa? Bella culata. Aia. E non c'è un'altra selezione. Ah, ok, con una lama incandescente lo devo colpire, quindi è giusta questa. Ah no, questo è il nome della mossa, sono stupido. Non era un suggerimento, era il nome che la mossa è una lama incandescente. A sto punto attacco a caso, tanto non lo posso. No, ho già provato con la magia. No, Zocoras, non scrivere nulla tu. Però, scusate, qua... Cioè, secondo me... Cioè, faceva prima fare la cutscene in cui me li shotava tutti e basta, piuttosto che farti fare sto lavoro qua, perdonami. Ma vabbè, l'ha fatto, però ci ha messo... No, ma infatti la prossima volta cancello il messaggio. Non dovete dirmi niente, ragazzi. Ma secondo me potevano fare tutta cutscene, però vabbè. Non è un problema così grave. Bellissima armatura. Of Yggdrasil. Not one step further, Jasper. E coso, esatto. Scordo sempre come si chiama. Viene Eliador, ma non è Eliador. Endri. Oggi compio 25 anni e sono di servizio su di un'ambulanza. Sono passato per un saluto e spero di esserci per la live stasera. Un abbraccione, Triumph. Un abbraccione a te e a tutti i tuoi colleghi. Davvero. Beh, ma infatti non è un problema, Vector. Non... Bello, Hendrik. Confess, scoundrel. Just how cheaply did you sell your... On second thought, spare me your... Una persona a distanza, ovviamente, ci mancherebbe. Majesty, sì, Litter, lo fanno spesso. Anche Silvian e Silviando, mi pare. L'ho scritto nel titolo. Silviando, sì.
Silvando. Ma che twist! Ma che twist! Have served me well, Hendrik. Ma che twist! What is the meaning of this? Ma genio, un po' d'arbola anche. E Mordegon? È Mordegon. Lord Mordegon. So that was it. The king was, he was Mordegon all along. Che twist. Panda Verona, un sacco ritardo sto mese, ma la mia memoria va sempre peggio. Ciao a tutti e lunga vita a Mordegon. Ma come? Grazie, Panda. Bello. Guarda che bellissimo. Che bello. Che bella sta animazione. This blade is the fabled sword of light. Not very fitting for the Lord of Shadows. The sword of light! What has he done? Mighty Yggdrasil, source of all life. Yield your power to me. Veramente. Sembra il boss finale. Mancano ancora 970 ore. Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Buongigio, buongigio. Grazie mille per i tuoi 39 mesi, caro. Sempre, sempre gentilissimo. No, era per dire 970. Mancano un sacco di ore. Che bellissima, cazzi, bellissima, bellissima. Io boh, sto gioco non so più come, non so più veramente come,
come parlarne? Bellissimo. È la nonna? Siamo tornati nel passato? What's the matter, dearie? Can't you sleep? La mamma adottiva, no? La nonna, la mamma. No, mum. Mammina. Ora inizia il bello, Mario. Lorin, 3 mesi, grazie Lorin. Still upset about your little fight with Gemma, eh? She started it. She hit me for no reason. All I did. Oi, don't laugh. Look at this great big lunch she's given me. I see it. Immagino Ikfirtera. Ho letto bene. No, non era Ikfirtera, cosa sto dicendo? Sì, Ikfirtera, ho letto bene. Un piccolo Mark. Now you listen to me, my lad. There'll be plenty of times in your life when people are... But no matter how much it hurts, and no matter how much you want to hurt them back... I want to be friends with Jebra again, Mum. What should I do? Why, you talk to her, of course, you big silly. Ask her what she was feeling and why she did what she did. Once you've done that, the rest is easy. You just smile. Mm. That's my boy. Effettivamente sta parlando, sì. Night, night, Mum. Night night, son. Don't you worry about it. Have you found him yet? Not yet, Master. Our forces have scoured the four corners of the world. But... He is dead, then. Good. If that is the case... Then this world is mine. Vabbè, ma chi è? Le creature del mare, giustamente, mi hanno salvato le sirene. Forse adesso li capisco e posso commerciare con lo squalo. Come? Abbiamo perso il potere del lucente e siamo un pesce.
You're awake! You're alert! Faccia da pirla che abbiamo. Siamo dolcini, eh. You couldn't breathe the water, but look at you now. It's an Come scappa? Come scappa? Mi dica. Ok. Non so. Quindi dopo le possiamo prendere magari ste cose, non è il caso adesso. Segnalo per phishing. Che storia, amici. Che storia. Buonasera. Buongiorno. You say our guest has finally recovered from his wounds. Ciao Franci. Marco, ti vedo un po' senza parole. Eh sì? Ah, ci ho pensato, Vector. Infatti ho guardato su, se hai visto, però non lo fa. E se poi Hendrik si unisce a noi nel party, può essere? Ah, there you are, old friend. Or should I say new? Merluzzetto siamo. When first my Maurizio. Subjects brought you here, it gave me such a shock to see you bruised and broken like a ship. The Lord of Shadows thinks you dead. The sea swarms with his spies. Many troubled months have come and gone since. Molti mesi difficili sono trascorsi dal tuo arrivo. Abbiamo dormito per mesi? E i nostri compagni? Ok, quindi siamo sotto l'incantesimo. Sotto l'incantesimo. Adesso torniamo umani, ma non abbiamo più il potere del lucente. Forgive my haste. These strange events must take you by surprise. You have so many questions. I can see it in your eyes. I saw you battle bravely by the World Tree's holy heart. I saw the Lord. Buttati fra le poppe, ma come? Oh, che bello Darkseid. Avevo letto Ivano. Dico, ma chi è Ivano? Non ho letto, perché ho skippato? Vabbè. Ok. Devo andare su? Immagino di no. Non credo possa neanche salire più di così, infatti.
Come scendo veloce, è duro. Frammento di platino. Io devo fare la corazza, ma ho perso dei libri per craftarla, si vede in giro. Tra morte con questa parte su PC c'è un intermezzo. Su Switch ti fa fare delle queste. Mi sa di no, qua è diverso. Sa che su Switch c'è più roba. Qui c'era da esplorare un casino. Vediamo un po'. Sì, Hollow, è un po' duro il pesce nella salita e nella discesa. Potevano farlo un po' più fluido. Ma io non ho capito dove devo andare. Nuota attraverso le porte dietro il trono della regina. Perfetto, c'era scritto. Poi saranno un sacco di oggetti da prendere, amici. Perché adesso volevo un attimo andare con la trama principale. Poi al massimo ci torno io fuori live, ecco. Mark Tail. È proprio un pesce bello gigiottone, sì. E non ho neanche mangiato, perché ha detto che sono stato mesi e mesi in coma. A mettermi un tasto che andavo più veloce anziché farmi salire, scendere e basta. Ecco, lì c'è un oggetto, per esempio. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Dov'è? Sono pazzo? Ho visto un oggetto. Ah, eccolo lì. Vediamo un po'. Sì, è la prima run, ragazzi. La luminosità alta del telefono. Ok. Ma quindi allora dovevo andare. Sono passato di qua. Da dove è andata la regina? No? Che dice questa signorina? Molto dolce. Ah, di là, ok. Sarà di là. Non l'avevo visto prima, perdonate. Buonasera, effettivamente era passata da qua. Hai visto che bel pescione che sono? Cioè, vedi, anziché farmi fare sto lavoro qua durissimo, potevano farmi andare più veloce, magari. Rendevano un po' meno palloso anche esplorare per trovare oggetti. Grazie, John. Già che parlano in rima. Aio. Behold the pearl of wisdom, jewel of we the ocean's daughters. I've summoned up a thunderstorm to saturate the ground. Han detto che in teoria sta finendo l'incantesimo, quindi dovrei tornare umano. E che poi non ho l'incantesimo. Cioè non ho più i poteri del lucente, volevo dire. Ciao, May. Strofina la pinna. Strofiniamo la nostra pinna sul bigulin qua. Ma guarda quanto siamo pacciocconi! Ah, ma qua è tutto... ormai è tutto a fuego. L'albero di Yggdrasil è diventato un attimino... un po', insomma... Ah, quindi è morta un botto di gente.
Burning boulders fell to earth and pulverized. Uomini, edifici sono stati devastati. Mountains cracked and realm in one fell swoop the Lord of Shadows ended countless lives. Their days are filled with desperation, misery and tears. E di nuovo Puffu. Ma è Jade? Piccina. Is someone there? Ma è Jade, siamo tornati indietro nel tempo? Non sembra Jade, ragazzi, poi sarò pazzo io che si somigliano tutti. No, è una bimba a caso. Ma che quell'altra mi sembrava Jade, un'altra tizia, quindi diciamo che... Non abbiamo più una casa. Questi sono quelli di... di Petru. Quindi tutti si stanno unendo al... tutti quelli che hanno perso il proprio regno, la propria casa, stanno andando tutti verso Elador. Don't give up, okay? This hero guy won't let us down. Once we get to the last bastion, a few more short steps lead from darkness into dawn. Che bello, ragazzi, sto gioco, mamma mia. Endrick, ovviamente. Amid the black depths of despair, a spark, yet that light too shall soon succumb to evil's ceaseless claim. Yggdrasil has crashed to earth. Her light has disappeared. In her place, the Lord of Shadows, citadel of fear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vash, grazie mille. 24 con il numero di Kobe. Ho alzato un pelo. He took the sacred world tree's power and now makes it his own. Va meglio, ragazzi? Commands the world from his unholy throne. His forces seek to steal the souls of every last survivor. His flying servants sweep the skies. The seas swarm with his divers. Spaventoso creatore marine, pattuglia negli oceani. No, a me sembra più alto, ragazzi, eh. Alizarin, the fiend that seeks to devastate my nation. Another one of... I've cast a spell to hold him back, but needed to be stronger. Ciao, Giorgio. The barrier's at breaking point and cannot... I'd hoped that I could save my realm. It was a foolish notion. Ere long, the barrier will fall, and Nautica will too. Marauding beasts may take my life, but they shall not take you. Our time grows short. I fear my kingdom's race is nearly run. My... Che lavoro, ragazzi. Mamma mia. Bellissimo.
Allora, torniamo al Palazzo Reale. Siamo a... Beh, ci avrò ormai una 36, 30... No, di più. Boh. Il live, non lo so, 36, 37, non saprei. Forse qua. Io ho fatto poi altre... Ho fatto altre cose fuori live, per quello su Steam me ne segna di più. Cioè fuori live, con un'altra partita, non mi ricordo. Vediamo un po' dove sarà la regina. Vediamo cosa ci dice lo squalo. Niente, partita la cazzo. How curious you are, my friend. I showed you fearful sights, and yet those... Ma guarda che guanciotte che abbiamo. Seems that grief and tragedy have followed you since birth. Cruel, and yet you've weathered every blow, prevailed against all strife. You've brushed with death a thousand times. It is the will of Yggdrasil that you are still alive. It is your fate to save this world. For this... Bright luminary, let the light shine on the world again. Find the fading sparks of hope and kindle them to flame. You'll find the sparks I speak of here and there throughout the land. They are the the fire within their hearts will light the path that you must tread. Però i tuoi amici e poni fine a questa realtà. Mi sono passati mesi. Ciao Korn. Sono passati mesi. Ciao Matt. The luminary lives, there's hope for people still. You cannot fail. You must pro- Ma è lucente, non c'ho più poteri. Beware! The barrier shakes and breaks! Guarda che Tyranitar marino. The Lord of Shadows followers give fond farewell short. Si è spaccato tutto. Che bellezza la regina di mare. Ciao tortellino. Remember, you're the luminary. We believe in you. Believe in the shield. E mo loro? Citizens of Nordica. Quindi muoiono loro? Cioè, sono imprigionati? Andiamo un po'. Anche a mo' sta palla di ciccia qui. Che bello. Allora. Andiamo a vedere un po'. C'è qualcosa di gustoso all'estremità di quella lenza. Ah, ma mi pescano. Dov'è la lenza, mo'? Questa è una barca. Quindi stanno pescando qualcosa. Eccola qua. Voglio proprio abboccare. No, devo andare giù. Madonna santa. C'è un grosso gambero, sembra delizioso, vuoi dargli un morso? Ed è...
Mi ricorda una scena su TTT. Guarda, preferisco di non ricordare. Questo sta pescando ed è già il mondo che è finito, distrutto. John's hooked himself a big un. Could it be the legendary Mamma mia, corno. Mackerel? Let's reel him in and find out. Ostia miseria. Yes, I caught something. Ha un nome la canna da pesca. Maybe there. Buonasera, sono il pesce. Rio Mar si chiama, porca vacca per davvero. Don Rio Mar, non ci avevo pensato. I don't care how hungry you are, you don't go pinching the. Hey, now. Don't cry, sonny. Ah, parla di se stesso come Pasquale Laricchio, cioè, Laricchia, c'ha l'omino nel cervello. Look, I don't know what's got you sniffling, but it... So listen. Blue John's gonna help you. Omino nel cervello, Riomar Reigns. Prima aveva detto Believe in the Shield, giustamente. You can stay the night in my house. Sarebbe Rayomar. No, no, Rayomar fa più ridere. But it'll do you for it. When you're ready, you can head over to the last bastion. Right, now that's decided. Let's head for sure. Io continuo a dire che secondo me Hendrix si unisce a noi e sarà il tizio con lo spadone. Allora, abbiamo le nostre spade. Spacco tutto, anche se non è casa mia qui, eh. Faccio un casino, faccio. Faccio un casino, te lo ricordi per sempre? Buongiorno. Lei è venuto qua perché doveva prendere del pesce? Ah, mi ricordo dove siamo, ragazzi. Qua è dove... Me lo ricordo sto posto, me lo ricordo. Ah, hi there, Sonny. So you finally roused yourself. C'era lì dove abbiamo fatto la... Il coso sotto, dove c'erano i due draghi. Se volete imparare un altro pesce. You hadn't noticed. Why, we've seen nothing but duck. Schifo perché ho già letto, non perché non sto leggendo. Sto leggendo molto veloce, semplicemente. And then great gouts of black since then. Nothing's been right. Madonna mia. Colore dei Lakers. Da Supreme. We better hide and fast. Ma che bestia. That was a close one. Them monsters started poor. They've never come so near before, though. Listen, seems the victuals round these parts are. Non vorrei mandarti via, ma credo sia meglio se levi le tende. Eh beh. Go on and get yourself. Vedo spiripilicchio. That hero feller will look after you, I'm sure. He's a good... Steer a course due west until you hit Cobblestone Falls. Ve li ricordate? Sono tutti con gli occhi rossi adesso, tutti mano al coso lì, a Mordegon. Che fai? Ma c'è quel tizio che vende le armature lì ancora. Sì, Crazy, adesso guardiamo. Non ho più la parte del lucente. Giustamente, non siamo più il lucente, non abbiamo più tutta la parte che era del lucente.
E niente, amici. Questo è ottimo, eh. Non lo so, ragazzi, cosa sblocchiamo? Cosa sblocchiamo di questi? Ci teniamo... Niente. Ok. Mi fido di voi, amici. Inizio a sbloccare la parte con gli spadoni, eh? Ma non voglio sbloccare la parte con gli spadoni, in realtà. Perché la voglio lasciare a quello che avrà lo spadone. Cioè, mi sembra più sensato. Tanto ormai abbiamo fatto la... Abbiamo fatto la build due spade, quindi gli spadoni non li usiamo sicuramente con lui. Risali la riva smeralda fino all'area sud di Elador e trova l'ultimo baluardo. Di là forse dobbiamo andare. Ci prendiamo anche un bel cavallino. No spoiler, ma bravissimo. Ma perché appunto immagino, perché sono sicuro c'è quello con lo spadone, me l'avevate mi pare anche accennato. Lo so, Crazy, però preferisco lasciare a ognuno la sua specialità. Per quello. Poi è vero, che sono anche abilità. Magari puoi imparare cose carine, però boh. Ma questo qui? Io lo voglio affrontare. Ciao, Mandalorian. Compare uno scheletrago. Allora, vi faccio vedere il mega fendente, che io lo conoscevo già. È bellissimo. Guarda lì. Aia. Critico. A casa con la febbre ma la seguo. Grazie, Zanter. Riguardati, mi raccomando. Allora. Di qua. Continuiamo per di qui. Con il nostro cavallino grigio. Di nome Pastura. Mi piace molto. Ti piace? Mi piace molto come nome Pastura. Dai. Okay. Paolo, è vero che il mio cavallo è Paolo. È vero che io in tutti i giochi il mio cavallo si chiama Paolo. È verissimo. Il cavallo si chiama Paolo, assolutamente sì. Anche in Zelda si chiamava Paolo, ovunque si chiama Paolo. Anche Red Dead Redemption, sì. Sì. 3 su. Brava, Franci. Fatto proprio bene. Allora. Mega pendente. Guarda che bellezza. Non lo so. Forse si droga, Vector. Allora. Andiamo di qua. Giusto, giusto. Stiamo andando giusti, no? Zona sud di Elador. Qua e poi a sinistra. Non me ne frega. Ma devi stare zitto. Mamma, ragazzi, guardate che tutta la zona. Com'è diventata. Ok. Ultimo balordo. Andiamo di... No, dov'è? Ultimo baluardo è di qui, però. Ma... Mi è caduto il cellulare. Direi che qua dobbiamo scendere, amici. Piccolino.
Che dici? Che dici? Andiamo. Andiamo, Giorgio. Vieni, Giorgio. Andiamo. Veloce, però, Giorgio. Giorgio, per favore. Giorgio. Giorgio, mi sale... Vabbè, andiamo noi. Giorgio arriverà. So. Quello che è rimasto di Elador. È lei, Gemma. Sandy, there you are. And where did you run off to, might I ask? No, non è Elador, ok. È Gemma, però. Lei. Amore mio. Da dove vengo io? Un bacio ed un addio sono la stessa cosa. You're alive and you've come back to us. Oh, I've been so sick. Brava che si è fermata a un metro di distanza, si ha preferito. Sunday si chiama il cane. Perché cambiano i nomi? And here I am. Welcome home. Fatto bene a dire Bao Bao, ci stava lì secondo me. It's not quite the cobblestone we've been through, is it? No. È il mio villaggio. We've been through a lot. I'll never forget his eyes. They were so cold. But we were lucky. Not everyone is as cruel as Jasper. No, but that didn't stop them burning the village to the ground and locking us all up in the castle. Certo, Bao Bao, mi sembrava. Effettivamente. Sorry, Sandy. Sandy, right. Send. Ah, è Send, ok. He doesn't want to hear me blather. Ci sta, ha più senso. Let's go and see the one person who'll be even happier to see you than me. La mia mamma. La mia mamma c'è. Ma ti bruci, cretino, metti giù. Ma quanto vicino all'elmo che diventa tutto... Avete visto come guardava strano quel tizio lì? Una benda sporca. Non vedevo l'ora di trovarla, cavolo. Ah, su Switch ti fanno vedere cosa è successo agli altri, eccetera. Era un po' Cesare, sì, un pochino sì. Su Switch ti fanno vedere cosa è successo agli altri in questa parte. Peccato che non fanno vedere queste cose, porca va. La versione per Switch è meglio, ragazzi, c'è poco da fare. Ho fatto una bella preghierina. E via. Ma è uscita dopo Vector. Dovevano da... Cosa sei tu? Cosa sei? Bello! Allora. Tutti depressi, ovviamente. Dobbiamo andare di lì, ma io voglio fare una cosa prima. Va bene? Non voglio essere oppresso dall'andare sempre dritto. È il batterio di esploriamo il corpo umano, può essere. Buonasera anche a lei. Chi può essere? Gli sparo col cannone, magari sta meglio.
Non si vede, amici. Prego. Aspettate un attimo, sono curioso io. Non ti per... Guarda. Mi hai fatto ingazzare. E io ti picchierò. Pam pam pam. Vabbè. Qua gente è svenuta. Buonasera anche a Tony Stark. Sta riposando. E lo scoiattolo quello. Pam pam pam. Sì. Bellissimo, amico. Bellissimo. Voglio un montaggio con tutti questi zoom. Il cibo, non me lo devi toccare il cibo. La mammina! Uguale, non è invecchiata di niente, bro. No, per adesso no, Digi, ma so che non ho lasciato indietro quello di platino, purtroppo. Cioè, non posso craftarlo. Hello, Gemma Love. Mi sei girata dura. Well, you're not gonna be... My little soldier. Oh. Ma che bellina. I just can't believe it's you. After all the awful things that... When the disaster struck, so many people lost their lives. Even those of us who were lucky enough to survive were so... drained and desperate. And then the hero appeared just when we needed him. He did all he fought off the monsters. L'eroe. Everyone here to safety. Hendrik, no? To him, the place you once knew as Hendrik, per forza, ragazzi. Abbiamo visto prima. Bastion, humanity's safe haven in a world beset by dark. Would you believe we've even got the King of Heliodor camped out here? Digi, vabbè. Look, I know he was the one who ordered the village to be burned, but I'm sure he had his reasons. He may be the last person you want to see, but you should go and talk things through with the king. Just pop your head round the door of his tent, will you, love? For me. Sabi non ha detto bau bau qui, no. Ok, quindi dentro c'era il piccoletto, il nostro signorino. Periodaccio, si vede dai volti. Periodaccio. Adesso faccio finta di cucire, così pare che faccio parte dello scenario, ma non è vero. Vabbè. Poi c'è lui invece che mi sembra palese cosa stia facendo. Grazie. Ostia. Attenzione, 11 monete d'oro. Allora, basta. Competitina. Non voglio interrompere questo momento, vorrei lasciargli la sua privacy. Allora. Dobbiamo andare...
No, tenda del re è tutta indietro, ragazzi. Ho sbagliato tutto. E lui, c'era questo momento particolare. Non volevo disturbarlo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Via. Dobbiamo tornare qui. Ah no, c'è il re, ok. Non è Hendrik, giustamente. C'era scritto. Quello vero, il re vero. So, you are alive and well, I see. Siamo a due forchette e zero coltelli. You have nothing to fear. Quindi era prima era solo gestito da Mordegon. The living night, though in truth, I remember little of what I did. I have inflicted so much pain on so many. I do not ask for forgiveness. I do not deserve it. Tell me, do you recall what happened on that fateful day? The events that came to pass beneath Yggdrasil's branches? I see. I recall, and when at long last I return to my senses, there is something else I must ask you. I see. Dottor Gero, sì. Vero. The hero has returned. Come. You must meet. Ma l'eroe è Hendrik l'eroe? O sto impazzendo completamente io? Ma io la voglio la katana della notte. Ah, è uno spadone? È vero, c'è scritto sopra spadoni. Scusate, ogni volta mi dimentico di guardare sopra. Io leggo katana, mi sembra una roba che va bene. Ah, aspetta, amici. Aspettate, amici, aspettate. Ma immagino siano molto forti gli spadoni. Topolini. Metto questo. Direi che va molto meglio del nostro. Che paura, ragazzi. Otacon, sempre bello rivedere Dragon Quest con Mark. Viva i Termos. Bambini piccoli. Grazie, Otacon, sempre gentilissimo. Anche te. Grazie, 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 bella. Allora, oh mio Dio, qua sta diventando tutto molto interessante. Molto interessante tutto quanto sta diventando. Qua c'ho letti fatti. Ma! Eccolo là, Hendrik. Che bello che è. Welcome back, Hendrik. Well, what news? The forces of darkness amass at the gates of Heliodor. Che bella voce. They will strike, and soon. Sire, the people must be removed to safety. Men! All the
the signs are that our enemy will strike tonight. To arm. Io lo so che si unisce a noi. Voglio che si unisce a noi, Henry. Poi dobbiamo togliere Silvia, anche togliamo, però se si unisce a noi. But you must forgive him. He has fought harder than any of us. He has sacrificed more than anyone. It is time that your differences were set aside, Luminary. Mankind needs you. Hendrik needs you. Will you stand beside him? Good. If we are able to withstand the assault tonight, we may yet... Lo devo mettere in squadra Hendrik, però, amici. Faccio bidello quando era piccola. Ah, Totò! È Totò lui. Anche lui non sta, è un po' incazzato, Totò. Silvian dobbiamo levare, ragazzi, no. Il nostro Silvi. Il nostro Silvi, la nostra Queen dobbiamo levare. La nostra Queen Silvi. Era Kiki, cosa ho detto io? Vidello ho detto, ho sbagliato. Volevo dire Kiki, ovviamente. No, Jade non la posso togliere. Ci serve la nostra signorina nel party. È la nostra Queen. No, no, Drag Queen. È la nostra Queen, Silvi. Hey, you must be our newest recruit. They say you made it all the way to the... You can obviously handle yourself. There, or you were born lucky. Se vuoi lasciare Silvia, mi sa che l'unica da togliere è Jade. No, Jade non... No, no, Jade non tolgo. No, non si tocca Jade. Well, either way, ma che vuole questo qua? Right, here's your spot. No, Jade non si tocca, ragazzi. No, no, ma poi non abbiamo signorina nel... Ma che vuole, oh! Sfoga la faccia, ti tiro un pugno sotto il mento, ti faccio esplodere il cervello, ti faccio esplodere. Che scherzo, ovviamente. Forse. Enemy forces! È tornato il segno? Non ci ho fatto caso, scusate. Ma che... Infinity War, Endgame. Positions, man. Aspettate un attimo. Devo farlo, amici, devo farlo un attimo, chiedo scusa. Me l'aspettavo un po' più movimentata la battaglia da qui, però vabbè. Ma ci penso io. Vai, vai. Dov'è Hendrik, mo? No, scusami. Ma dov'è Hendrik? Scusate, ragazzi. Ma devo fare a caso? Ah, li combatto così, ok. Va bene. Spacchiamo la faccia, gli spacchiamo. Ah, vedi che prendiamo 10 adesso. Era l'oggetto che si poteva prendere anche nella secondaria. Dobbiamo stare attenti che sennò finiamo anche i punti mano. Pier, due orette le facciamo sicuramente. Poi vediamo, vediamo. Adesso non lo so a che ora precisamente, vediamo un po'. Andiamo qui.
Io farei... Vediamo se riusciamo, anche senza usare troppe mosse particolari, a buttarceli giù tranquillamente, perché non voglio usare i punti mana, appunto. Punto mana. Forse abbiamo tra l'altro l'oggetto, l'acqua fresca lì, com'era? Per tirarci su un po' i... Difesa cala, ma noi che ce ne frega, lo sciottiamo. Scheletro di One Piece. Acci di One Piece, non me lo ricordo, sai? Poi se lo vedo sicuramente sì. Continuiamo noi, ragazzi. Già che siamo qua, farmiamo anche un po' così. E qua lo facciamo, però. Qua facciamo il mega pendente. Pam! Non è entrato il critico, ma ben oltre. Ah, il polipone, intendete? Ah, l'uomo polipo me lo ricordo, quello che faceva i doriaki. Non è lui? Beh, ma perché ha la faccia un po' da pirletta. Ah, qua ci sono i papi. Lì il papa è fastidioso, quello lì. Fa le mosse che ti spacca. Facciamo... colpo del falco, Oh! Bello così. Ma che critici! Saluto al ministro. Ok, qua abbiamo fatto. Qui. Questo è il primo Dragon Quest che ho giocato e devo dire che l'atmosfera dei nemici è la stessa che danno i primissimi nemici storici di Dragon Ball. Beh, è di Toriyama comunque sia, ragazzi, è dello stesso creatore di Dragon Ball, quindi ovviamente è così, ti ricorda un po', ricorda. Amici, qua adesso facciamo una cosa, le oste, vabbè, sono belle, ma è la classica di Dragon Quest, è bellissimo. No, questa dava... No, aspetta. Qual era quello... che dava il punti mana, ragazzi, mi scordo sempre. Punti magia, non i punti mana, vabbè, avete capito. Eccolo qua. Piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Acqua magica era? Ma ne abbiamo ancora? Qua da 90 ne dà. Vabbè, qua ne abbiamo, ce l'abbiamo, la usiamo. Tanto non li usiamo mai questi oggetti, ragazzi. Almeno siamo utili così. Vai. Mettili in... Hai ragione, Spirit. Mi dimentico sempre di metterli nell'inventario. Vai, Hendrik. Collab, Hendrik. Ma guarda lì. Dai, che bello che sei, Hendrik. Li sfasciamo. Beh, Otacon, anche io, e sono etero, quindi... Ciao, Fett. Iago? No, non è Iago, direi. Bella Bendrico. Lo scudo e la testa! Lo scudo e la testa! Ma bellissimo sto nemico! Il cavaliere senza testa con la testa nello scudo, esatto. Ah, mi piace un sacco il design.
Ma che casino di gente. Allora, ce la faremo, Hendrik, ce la faremo. Vai, mega fendente a tutti intanto. Oh. Immagino che Hendrik attaccherà da solo. Sono sempre io il vostro capo. E via così. Mancato è mancato. Non volevo fare questo, però. Vabbè. Come lanciapiedi. Sciappa la lasagna. Tiè. Botta. Dai, critta. Sì. Io non vedo la vita di Hendrik. Dai, di nuovo, voglio crittare. Niente. Vabbè, è andato giù lo stesso. Buona, buona. Cascò, cascò per terra. E via, via, fuori. Hendrik non è nel party a vita infinita, ok. Commander, a message from His Majesty. È un po' Mario Giordano lui là sotto, senza occhiali. Non lo voglio festeggiare. Right away. E via all'ultimo baluardo. Non capisco se sei overlivellato. Io a questo punto ero veramente underlivellato. Beh, un pochino livellato fuori live, ragazzi. Non sono messo malaccio, diciamo. Potrei essere più forte. C'è gente che è più forte a questo punto, ma dovrei essere abbastanza tranquillo, ecco, quindi. Ci sta, se voi avete avuto più difficoltà a fare sto pezzo, ci sta. Non siete scarsi o stupidi voi. E che ho qualche livellino in più, forse, tra missioni secondarie e cose che ho fatto fuori live. E giustamente ho voglia di giocarci, ogni tanto lo attacco e mi metto a fare roba che non c'entra niente con la missione principale. Che bello che sei tu. Andiamo dalla mia mammina? Comportati bene, ma dai. Comportati... Ho salvato il mondo, mamma. Comportati bene. No, mi comporto male adesso. Era identico a mio cugino, guarda. Va bene, sì. La benda sporca ancora. Il nostro amichetto, il fantasmino. Ma qua non era... Ah, ecco, infatti. Solo robe ribaltate, no? Non c'è niente di... Ho salvato il mondo, pure la cheerleader, pure la mamma della cheerleader. Però mi devo comportare. Mi raccomando, comportati bene, sia mai che la gente parla. La gente parla, poi mi dicono: tuo figlio cosa fai in giro? Ho salvato il mondo, mamma. Dove caspita mi sono infilato? Ma sono due esempi che non c'entrano proprio, Cello. Non saprei se è più simile a Dragon Quest o a Skyrim, ma nessuno dei due. È un JRPG, quindi insomma, ha altri tipi di caratteristiche. Queste robe sono buone. Non troppo, in realtà. Cioè, il casco ancora, ma... No, vabbè. Massimo, tengo da parte per la katana per Hendrik dopo. Eccoci. It seems we owe you both a debt of gratitude. You have proven your strength and your ability to work. The fiend that usurped my throne must be ousted. Heliodor Cart. But sire.
I do not give these orders lightly, Hendrik. The city's sewers can be entered from the cliffs in the side of the hill atop which Heli... Sì, il dottor Gelo somiglia molto. Qua dove ci siamo buttati io e Eric all'inizio. Eric non stiamo usando da un botto, tra l'altro. Dovremmo cambiarli ogni tanto, giusto per usarli tutti. Chiave delle fognature. È quella bianca? È la chiave che ci fa aprire le cose bianche? O grigie? E i chiavistelli quelli... Oh no, non c'entra niente. No, ok, perfetto. We will not. We will be prepared. The usurper must be overthrown while we have the chance. Chiave delle fognature, perfettamente. We strike now. Or we never... Please, your majesty. We cannot... Precisely. We seize our one opportunity. Eric mi manca tanto. Do you question the wisdom of your king? I trust in their ability to endure this one last... Sire. You are our last hope. Dai, Hendrik. Nel party, eh. Hendrik nel party subito. Ostia miseria. Amici, adesso chiudiamo. Facciamo ancora un attimino, poi chiudiamo. Buonasera. Allora. Minchia, è stata una montagna russa. È Bosco Torto, ma dov'è? Dov'è la fognatura? Andiamo da Elador, verso Elador. Pi, 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 pi. Sì, sì, vado verso l'alto. Pi, ri, pi, pi, pi. Vabbè, c'era un autosave. Saliamo lo stesso, ma ci sarà l'autosave tanto. Io lo faccio sempre per sicurezza. Grazie, buonasera. E via. Dopo quasi quasi mi faccio un po' di cicletta, ma così. Mi riposo un po', che stamattina ho dovuto correre avanti e indietro. Ho fatto la cicletta anche stamattina, tra l'altro. Poi sono dovuto andare a correre a fare le robe lì per quello che vi ho detto all'inizio live, il casino col pollo e tutto. E in tutto ciò mi fa male il collo, quindi mi sa che un attimo mi riposo dopo. Che pantani, ma Marco, di che marca ce l'hai la cicletta? Non mi ricordo, ragazzi, quella su Amazon è una di quelle che hanno tutti praticamente, quella che costa sui 100 euro. Volevo prendere l'oggetto. Waitla. Ehi, ehi. Mr. Hendrik, sir. I couldn't have a... As long as it is quick. Sta calmo, però. Pierre, adesso poi non posso andare neanche in palestra, quindi. Heading off again, are you? Well, just you be sure to listen to Sir Hendrik and do as you're told. Perché è incazzata? Ecco. Just look at me, eh? Something's wrong with my eyes, no? Well, only one remedy for that. You'll just have to bring back... Pierre. Time is short. We must be on our way. You'll look after my boy. Obsidian, see the lady back to safety. Furore si chiama, furore, 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 na na na, non se lo ricorderà nessuno.
Obsidian, in inglese ci sta. Bello Obsidian. Poppy, Poppy. Ma adesso Hendrik è con noi? Non posso ancora gestirmelo. Pipi, piripi. Amici, io vi ricordo intanto che ci sarà FIFA questa sera, quindi continua al Pro Club con la vostra squadra preferita, con il vostro Adrian Mudand che come al solito vi dedicherà un gol. Sicuramente lo farò, ovvio, ovvio. Anche se io in realtà li dovrei fare come al solito, però facciamo anche questa piccola challenge. Controllo intanto se c'è qualche oggettino, qualche cosa. Eccoci qua. Come al solito, ma certo, Cimax. Qui alla piccola ci dà punti di magia. Abbiamo il pozzo che ci porta di sotto. Abbiamo un simpatico omino. Sono un mercante errante che in questo periodo disgraziato ha tanto bisogno di clienti. Fammi vedere cosa c'hai. I solite cose di... Qualcosina in più anche c'ha. Riduce il rischio di morte istantanea. Ma non mi serve particolarmente questa roba. Wow, affrontiamo questi e poi stacchiamo, dai. Cavacca. Che belli. Andiamo tranquilli. Ma vedi che lo posso usare, Hendrik, allora? Non me lo fa usare? È solo con me, basta? Super difesa multipla. 4. Bene, bene. Funziona, funziona. Pam, pam, pam. Vabbè, tanto non potrai usarle le cose che ti... Le cose per cui ti stai caricando. Ti segue soltanto, non è nel party. Ma io lo volevo usare. 34. Vabbè. Non li usiamo per adesso i punti. Un altro cavaliere con lo schiudo. Niente, oggetti qua non ne vedo. Amici, direi che... E invece ne ho visto uno. Direi che possiamo lasciarci qui. Che cacchio, ho sbagliato tutto. Via, via, scherzavo, aspetta. Ci vediamo martedì prossimo, a meno che non decido di fare un Mark Extra D, come è capitato altre volte. Ci vediamo martedì prossimo, sempre più o meno alla stessa ora, 13:30, no? Queste ore qui. E comunque stasera con la live sempre alle 20, dalle 20 alle 21 di FIFA, mi raccomando, sempre. Io vi ringrazio per avermi seguito, siete sempre gentilissimi, aspettate un attimo che mi metto full faccia, eccoci qua. Eccoci qua. Vediamo. No, Raidini non è fa... Piuttosto che farli sempre la stessa gente, non li facciamo. Andiamo da Rose, dai. Rose non l'abbiamo mai raidata pomeriggio. Rose l'abbiamo raidato. Budi lo raidiamo spesso. Kurolir l'abbiamo raidata. Viking pure. Andiamo da Rose. Raid Rose. Spero di averla scritta giusta. Sì, andate da Rose. Me la salutate tanto. Fate i bravi. E noi ci vediamo questa sera. Va bene, belli? Vi do un bacetto. Da lontano, purtroppo, mi raccomando, fate i bravi.